Ok, il gioco lo dovreste vedere, raga. Che poi inizia così, all'improvviso, appena lo avvii. È facile lasciare scorrere il tempo senza pensarci due volte. Che poi c'è anche su PS4 e pure su Android, eh. E mi pare anche iOS. L'erba verde, il sole splendente, è lei. Ah, ma sono amici di infanzia, sti due, eh? Penso che sia il ragazzo. Sì, lo so, Azul, però mi rompevo ad aspettare il 14 marzo per sto game. Ah no, ma... Oddio, raga, mi... Ma no, no, mi sta venendo un dubbio, ma quella nella foto era un maschio o era questa qui? Visto che aveva gli stessi capelli a caschetto. So Young Han, terzo anno, aula comune. Lei era lì. Era lì. Quella infine. Ah, ok, allora perfetto. Non riesco manco più a riconoscere un maschio e una femmina. Cioè, arrivare alle trap, il passo è breve per me. E non so se è una cosa positiva oppure no. Mamma mia, che audio a palla! Bella... Posso parlare? Grazie. Allora, vabbè, sapete, vabbè, ragazzi, sono... Allora, voi sapete che è il White Day, no? È il classico giorno in cui il ragazzo poi deve regalare qualcosa alla ragazza che ha dato la cioccolata. Ovviamente quel tipo di cioccolata per l'amore, bla bla bla. Che poi la cosa bella è che il ragazzo ha il vantaggio di avere diversi giorni per contraccambiare. Ok, non capisco perché abbia riavvia partita, ma non importa. Poi ci sta contenuti scaricabili. Ci sta cose del tipo... Cioè, alcuni sono proprio a pagamento, per esempio. Posso mettere addirittura il costume. Qua, ok, Lara Croft. Cioè, mi immagino che mentre gioco a un gioco horror, c'ho quest'acqua che mi sta in costume da bagno. Mi fa molto piacere, oppure fa la reginetta del ballo. E poi, questa qui viene dalla vecchissima grafica della prima versione del PC di tantissimi anni fa, che fu tradotto in inglese amatorialmente, se non vado errato. Infatti, di immergiti nei ricordi, però noi naturalmente rimaniamo con la grafica attuale. Cioè, ci sta un po'... Vabbè, questo magari è per Natale. Mi fa risvegliare lo zucchero che c'è in me. Dai, possiamo andare. Qua, addirittura molto fano, facciamo normale, va. Io ho difficoltà bilanciato. Volevo solo darle un piccolo dono, insieme al diario che aveva perso. E quindi questo è il protagonista. Va nella scuola di notte. Non mi piace il fatto che siamo stati filmati. Ma la scuola mi stava consumando. Una volta, tra quelli che oggi sono il palazzo di riunione e l'edificio principale, e vabbè, e non ho finito di leggere. E te pareva? Ah,
coincidenza, si è chiusa la scuola alle nostre spalle. Non possiamo più uscire. Obiettivo sbloccato, ospite indesiderato. Edificio Migliore, sezione 1, 13 marzo alle 22. Non penso di poter più uscire in questo modo. O stavo per dire in questo mondo. Bello però che quando guardi giù ti vedi il tuo corpo per intero. Correre e sedersi. Puoi correre e sederti usando il pulsante corri, vabbè, bla bla bla. La probabilità di essere scavato dal bidello diminuiscono quando sei seduto. Correre troppo lungo ti stordisce. Il bidello. Io ho sempre detto che i bidelli sono dei serial killer. Che ti uccidono però soltanto con la scopa. Bellissimo. Rumori casuali? Voglio sperare di sì. Intanto mi faccio un attimo in giretto nei bagni. Ovviamente per uomini. Lo riconosco subito da questi classici strumentini. Ah, fantastico. Vi racconto un piccolo aneddoto. Vabbè, a parte che il bidello qua invece di pulire preferisce uccidere. Mi ricordo una volta quando andai in un bagno pubblico della metropolitana a Tokyo, quando sono stato in Giappone, dovevo fare pipì. Allora, in Giappone infatti la pipì si fa così, cioè si fa qua. Bello, tutti questi giapponesi in piedi, con sto coso in mano, io comunque ho un imbarazzo a far vedere il mio gingillino, perché è un gingillino gioiellino preziosino, e quindi andai dentro l'unico cesso di questo tipo con una porta. Aprì la porta, entrai, tutti quanti a guardare me mentre entravo qua dentro, faccio la pipì qua, esco... Un'altra volta tutti quanti a fissarmi. Ora, se avessi saputo la lingua giapponese, avrei detto, scusate, mi sembra normale che uno sta a pisciare qua dentro. Non so perché. Non so voi. Sì, perché per loro è soltanto fare il pupù. Che tu ti metti, prendi con un piede qua, un altro piede qua, ti chini e fai. E quindi, sì, raga, non è inventato, è tutto vero. Aspetta che c'è una cosa qua, ma che ci faccio caso. Vabbè, allora, questa è la cerniera dello zaino, abbiamo capito. Però a me è sembrato più la cerniera del pantalone. Quindi mi sa che il protagonista in realtà si mette questi oggetti dentro le mutande. Può fare concorrenza alla borsa di Mary Poppins. Un pennarello usato per scrivere appunti. Ma servirà forse per salvare? Boh. Un altro nella mutanda, fantastico. Ha spazio da vendere. E poi ci sta il bagno femminile. Più pulito. Puoi spendere al negozio della scuola nei distributori automatici. Vabbè, almeno... Ah, ma pure le do... Ah, ma quindi pure le... Ah, è giusto! È giusto, le femminucce devono fare pipì e pupù. Solo qua. Mi sa che gli uomini in questo caso hanno un piccolo vantaggio, forse. E sì, raga. Vabbè, raga. Che succede? Le bacheche. Se vuole gioco, se vado la per riprendere il gioco. Ok. Documenti. Per trovare vari documenti in giro per la scuola. Questi documenti nascondono segreti sulla scuola e suggerimenti per procedere nel gioco. Allora, vi ricordo che ci stanno molteplici finali. Io non so quale beccherò al primo colpo, sicuramente il peggiore. Informazioni per ritirare la rivista. Comunicazione del corpo sul disco. Se non hai ricevuto la tua copia della rivista scolastica, puoi venire a ritirarla nell'aula comune terzo anno 6. Invitiamo in particolare gli studenti nuovi e trasferiti a prenderne una copia. Perché contiene informazioni sulla scuola e una mappa delle strutture. Questa sarà molto importante. Questo è un enigma da fare, ma non so su cosa. Che poi è bellissima la scrittura coreana. Sembra tanti disegnini. Ti salvo. Ok. Che spavento! I messaggi forniscono. Che vaffanchiappole! È il mio telefono.
Irraggiungibile. Servizio è momento assente perché la tua posizione non può essere confermata. Potresti avere problemi con le chiamate e servizi. Ah, fantastico! Siamo letteralmente chiusi dal mondo esterno. Quindi non possiamo chiamare aiuto, niente. Il protagonista non si sta ponendo un paio di domande. Cioè, ma perché sta succedendo ciò? No. Niente domande. Ok, il completamento dell'installazione delle luci accanto al laboratorio è in programma per domani. Si prega di ricordarsi di ordinare i vari attrezzi e scale dopo l'uso. L'impianto elettrico del laboratorio è attualmente in riparazione. Gli operai si prega di non chiudere la valvola di sfogo della finestra di reazione. Che sia questo il suggerimento per andare avanti? Valvola di sfogo. Vabbè, sicuramente le finestre non si possono aprire. Aspetta. Questa mosca somiglia a Gion. Wow! Che bello! Abbiamo Picasso. Oh, per un'icona tonda, potrei chiudere una porta chiusa. Ok, bla 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 bla. Ok. Mamma che ansia, sta fottutissima luce! Ho capito. Però io penso che quando dobbiamo nasconderci bisogna spegnere tutto, eh. No, niente di importante qua. Non so dire i nomi in coreano, quindi passiamo oltre. Per colpa tua l'insegnante mi ha confiscato il solvente chimico. Credo si arrabbiate per quella volta che hai fatto lo stupido e l'hai rovesciato in giro per i giardini uccidendo gli alberi. Ora cosa dovrei fare? Ho la lezione di chimica domani. Devo occupartene tu. Puoi andare da lui a supplicarlo, oppure se non sei un coniglio andare a prenderlo tu stesso dalla cassaforte del ripostiglio della palestra. Ok, quindi un'altra zona dove dovremmo andare. Tra l'altro i ragazzi dicono che siccome ha poca memoria nasconde le medaglie che ha vinto nel ripostiglio e le usa come codice per aprire la cassaforte. Il ripostiglio, quindi là troviamo la combinazione. Latte di soia, sedativi, bla 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 bla, recuperare salute e riprendere fiato. Bello, il classico brick con cannuccia. Sì raga, queste non sono pisellini, eh. Eppure questo entra dritto dritto. Entra dritto dritto nelle nostre mutande. Se poi vuole entrare anche il vento, ci accomodiamo, apriamo tutto e facciamo entrare anche l'aria. Ma lo fate apposta, però, porca miseria. Aspetta. No. Dai, ma ci sarà qualcosa? Che cavolo, le ho aperti tutti. Oh, la rivista scolastica. Questa è la rivista scolastica pubblicata dal liceo Ariando. Dato che il primo numero dell'anno contiene anche una mappa della scuola. Oh, sono fatto per controllare la tua posizione. Ok. Il rosso sono evidenziate le zone in cui non sei mai stato. Nel livello facile in quelli inferiori. Questa è la guida. Uey, Popotodia, grazie mille per la sub. Gentilissimo. Grazie mille. Poi magari dopo puoi farti anche tu un giretto in questa scuola fantastica. Ma qua ci vuole la chiave. Non mi dite che sono già bloccato inizio game. Aspetta. Qualcun altro nella scuola. E il bidello? Un origami di una gru in carta nera. Eppure questa c'è finita nelle mutande. No, si utilizzano i pennarelli per salvare. Allora avevo capito, giusto. Porca miseria, il tipo l'inchiostro di Resident Evil. Grazie mille allora. Speriamo di arrivare al 75 prima o poi. Forse fra 50 anni. E che ci fanno queste due qui? Oh, yeah. 없이 나타나면 놀라잖아. Vabbè, la lingua coreana è divertentissima. Ma facciamo, scusate, non sapevo che fosse qui. C'è, 새로운
전학생인데. 그래? 난 갈게. 이따 봐. perché dobbiamo sempre dividerci? Non lo capirò mai. 난 8반 김성아야. 아울라 comune 8. Io sono Himilin. No, presentiamoci, va. 갑작스럽긴 한데. 어쨌든 반갑다. 그런데 이 시간에 학교엔 왜 왔어? Cerchiamo di essere amichevoli. 그래? 어쨌든 잘 됐다. 너 나 좀 도와줘야겠어. E che aiuto vorresti? 듬직한데? 따라와봐. 지영이랑 둘이 난감해하던 중이었는데 남자인 네가 와서 다행이야. 너라면 충분히 도와줄 수 있을 것 같아. Ma la mia domanda esistenziale in questo momento, ma l'altra amica dove cavolo è se l'uscita è chiusa e la porta è chiusa? Non ha minimamente senso. Ah, la porta era aperta, è stata richiusa per essere riaperta. Della cutscene. 여자 화장실은 처음이지? 아, guarda, questo più che altro si utilizzava nella pratica dei cavernicoli, Popoto. Però potrebbe andare ancora bene al giorno d'oggi. Quindi perché sia qui e aspetti che tu finisca lì dentro? Muson soli haneun goya? Mi scusi! Sei sicuramente una santa, tu! 가정실에 교재를 두고 왔는데 잠겨서 들어갈 수가 없어. 아, 아까 거기 기계 실습실에 가면 열쇠가 있을 텐데 거기도 잠겼지 뭐야. 그러니까 네가 저 환기구를 통해 가서 cioè, secondo questa, 열쇠 좀 가져와. Deve andare là dentro. Questa è proprio una stronza. Non so se essere, ma assolutamente no, te ne vai a fanculo tu. 그럼 나보고 들어가라고? E vedi tu, e che deve essere tu là che? 어, 제발, 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 응? Ma non ci credo, sei messa a fare ruffiana. No, vabbè, questa è proprio una grande stronza. No, tu a me non incanti, dolcezza. 자꾸 고집 부릴래? 사다리랑 뭔가 자를 수 있는 도구가 필요하겠는데? Lei non ha capito che non sono una merce facile da ottenere. Mazza, addirittura merce. Già mi sta... No, mi sta sui coglioni. Cioè, lei pensa che soltanto perché ha una patata in mezzo alle gambe può comandare me? No, no, non funziona così. Questa è la classica gatta morta che te la fa odorare ma non te la darà mai. Già ho capito il soggetto. E qua è tutto chiuso. Si può avere un pennarello, raga, perché sono sicuro che morirò tra pochissimo. Un semplice tagliafili, puoi usarla per tagliare reti e fili sottili. Ah, oh, bellissima sta pianta. È un albero dall'aspetto bizzarro. In effetti sembra anche vivente. Aspetto un tentacle rape fatto con le piante. Ma posso addirittura... Fighissimo. Assortimento attrezzi. Ah, eccolo qua intanto la scala, dai. Che c'è scritto qui? Lavori di riparazione dell'impianto di illuminazione al primo piano dell'edificio principale. La parte relativa al laboratorio... Vabbè. La riparazione richiederà lavori di costruzione più estesi come l'eliminazione del condotto di azione che colleghi il laboratorio con l'aula di economia domestica e i bagni. Ecco. Infatti lì mi sa che alla fin fine ci entreremo lo stesso. Cosa? Ma cioè, io volevo rispondere, manco il tempo. Vabbè, andiamocene.
Io ora sono straconvinto che succederà qualcosa. Tanto già lo so che ora urlerò e perderò la voce. Aspetta. Forse si può usare qui la... Ah no. Non c'è proprio nulla di utile. Andiamo a portare la scala lì, va. E mo? 학교를 둘러보면 필요한 물건들을 찾을 수 있을까? 쟤 devo farlo alla fin fine lo stesso io questa stronzata. Devo farlo io. 아까 기계 실습실 옆쪽에서 사다리를 본 것 같은데. Ma la scala ce l'abbiamo qui. Ma alla faccia del sesso forte. Ma dai. No, guarda, vi giuro, se dobbiamo entrare lo stesso, vaffanchiappole. E... Aspetta. Oh, l'ho appena utilizzata la pinza tagliafili. Ah, questi asiatici, per non dire altro. No, ma non penso che si potrà far male. Guardate se si può spostare. Cazzo, ma non si può far più. Mi l'aveva veramente buttata sulla capocchia molto allegramente. Dai, passiamo di qua. Eccala, mo vedremo qualcuno. Oh, madonna, ma quello è il bidello? Oh! Mi sembra che abbia picchiato più un sacco di patate. Ah, fantastico, l'ha acceso e poi se lo riporta. Ah. Il protagonista è proprio senza anima, è impassibile. Eh no, qua c'è un problema, no? Si vedo. Mi sa che devo fare. Ma no, che paura! Ho chiuso la valvola, quindi ora dovremmo poter. Ah no, il fumo qua. Cioè, il vapore rimane ancora. Mi sto perdendo totalmente. Boh, ho chiuso pure quest'altra. Ah, che erano per entrambe le... Sì, sì, ok. Ma scusate un attimo, ma... Vabbè, non me ne frega proprio di quella, sinceramente. Tanto lei... sta chiusa nel bagno. E naturalmente il bidello non andrà dalla ragazza, vero? Ad ucciderla, eh? Eccoci qua. Ma che cazzo? Ma che hanno fatto un rituale? Ma pensate... No, qua non c'è nient'altro. La porta non si apre. Non vedo niente, è troppo buio. Intanto noi vediamo tutti quanti. Mamma, questo perde proprio la vista. Ci deve essere qualcosa, aspetta. Ah, beh, questo è un enigma totalmente scemo. Eh no, perché fa così.
E meno male che l'enigma è totalmente scemo, eh. No, deve andare per forza di qua. Allora, se fa così, 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 così. Così, 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 così. Però aspetta, io vedo che... Ho fatto a caso! A random i numeri! Mi è andata bene! Mi è andata benissimo! Chiave aula di economia domestica. Le inseriamo nell'apposito mutandos. Azbun, Mac. Buona magnata allora. Gettone metallo. Un gettone in legno con sopra il simbolo del metallo. Emana vibrazioni, porta fortuna. No, Azu, semplicemente si è apparso il cerchio di un rituale satanico. Chissà che cacchio sia. Allora, abbiamo ottenuto la chiave. Penso che possiamo andarcene. Che cacchio si fa qui? Ah, mi bello pure la frase. Sì, sì, infatti l'amore porta alla follia. Eccola qui. Ecco di qua. Ecco, e mi dai il premio, Ola? Ora non Ola. Questa scuola sembra pericolosa, credo anche che... Sia pazzo. Aspetta, facciamo questa frase, va. Se questa è la prima a morire tra quelle che abbiamo parlato, mani in alto. Un classico, scuola in un ospedale dove la gente è morta. Ma devo controllare sto sfigato. Ah, 그나저나 문 다 닫혔겠다. 이 학교는 10시가 지나면 강당 현관을 빼곤 문을 다 닫거든. 밖으로 나가려면 강당까지 가야 돼. 여기랑 신관이랑 강당이랑 다 이어져 있는 건 알지? 자, 이건 저쪽 복도 열쇠야. 네가 가면서 좀 열어놔. 먼저 가. 난 아직 할 일이 남아서. Tu vai avanti. Io ho ancora da fare qui. Quindi ci dividiamo. Chiave che apre la serranda che ha fuoco nel corridoio centrale al primo piano dell'edificio principale. Ok. Ma tu sei sicura di rimanere qua solo con un bidello pazzo? Volevo vedere un po' le sue forme. Sarei quasi quasi tentato ad acquistare DLC solo per poterla vedere in costume. Quasi quasi domani si proverà a fare qualcosa, raga, vediamo un po'. La porta è chiusa a chiave, quindi vuol dire che la potrò aprire. Madonna, si può salvare? I pennarelli sono finiti! Che bello! Ma poi... No, l'amica non la vedo proprio più. Vai, apriamo intanto. Io... Allora, questa non si apre proprio sta porta. Aspetta. Il bidello? No, vabbè, che sta scena trash! Bello come ti insegue! Troppo bello! E questo come scappa! Che ci fanno quei vestitini là? Oh! Cazzo... Ah, è che mi aspettavo una scena di sesso, no? La credevi infogliata sta ragazza. Va bene! E anche oggi si perde la virginità domani. Come tutti i giorni della vita. Ma credo che sarebbe anche un po' troppo. Sarei punito! Questo ti vuole ammazzare! E vado punito, e tu questa la chiami punizione? Ma ci... Mo?
그래도 낮은 no, 시간 perché 좀... 네 John 정말 정말 맞지? 우리 반인데 나 알아? ma questa è proprio una scema. Sì, eri con Soyoung oggi, vero? L'amica? La ragazza con cui vogliamo far colpo. La conoscono tutti! Nan Seoljeon이라고 해. Non Ihimin, 맞지? 근데 너 이 시간에 학교엔 무슨 일이야? Non so se dirlo sinceramente. Ma non fidiamoci completamente di questo. 넌 되게 용감한 것 같다. 혼자서 이 시간에. Oh, poi magari tutte quante vorranno provarci con me. Magari mi faccio il finale harem se esiste. 넌 항상 혼자던데. Faccio il forever alone. Allora. Ok, hotel. 다른 친구도 금방 생기겠지. 그럼 난 먼저 갈게. 아이가 abbiamo fatto colpo su di lei? 조심해. Andiamo fuori con il no, bel bidello pazzo. Se il giocatore viene scoperto dal bidello mentre questo effetto la sua ronda verrà rincorso ostinatamente. Quando accende le luci occorre le possibilità di venire scoperto dal bidello aumentano. Perciò fai attenzione. Nei livelli medio inferiori, quindi ci sono qua, puoi verificare la posizione dei bidelli nelle tue vicinanze attraverso l'icona a forma di occhio. Ah, è vero, infatti ci sta un'iconcina. Non mi conviene neanche correre. Qua sotto si manda? No. Oddio, spero non venga. Avviso manutenzione, avviso nuova installazione. Per evitare la sessione di continui di lucchette e chiavi nella scuola abbiamo acquistato una macchina per combinare e separare chiavi. Che sistema leva? Ah, eccolo, la macchina di prima, dove stava il costo del rituale. Vediamo la gestione struttura di distribuire tutte le persone che porta all'uso e la manutenzione della macchina. Allora, inserire due chiavi piccole nel piatto, tirare la leva per combinare le chiavi. Non è possibile combinare una chiave che è già stata combinata. Il sistema per la separazione, inserire una chiave combinata nel piatto, tirare la leva per separare la chiave. Grazie per l'attenzione. Cassette della posta, quindi. Ma perché sento sto rumore che mi sta facendo venire una cagarella? Già. Un accendino. Usandolo ti farei un po' di luce intorno. Utile in zone buie. Buono. Quindi praticamente io, per stare più sicuro, spengo la luce. Metto l'accendino. Oh! Bellissimo, finalmente non ho più la paura di essere scoperto. Ah, vorrei capire che è sto rumore. Allora, pensavo ok. C'è uno scriccolio che proviene dal corridoio di terzo piano di fronte all'aula di musica. L'edificio principale. Dove aspetta. Ah no, principale 2. Sospettiamo che le assi di legno siano consumate. C'è il rischio che si spezzi completamente mettendo in pericolo. Ok. Uno scricchiolio. Mica ci sta qualcosa lì dentro? Quelle assi? Mettiamo quest'altro. Mamma mia, ansia sto rumore. Posso avere un pennarello che voglio salvare? Bello, Intel Inside. Oddio, si è messa a piovere, raga, all'improvviso. Bella però la scelta delle condizioni atmosferiche casuali. No, non so la combinazione. No, qua non possiamo aprire, proprio un ciufolo. Mannaggia la miseria, ma pure qui, mettete un pennarello qua sopra. Voglio salvare. Ma non ne ho sprecato quel pennello come un coglione. No, vabbè. È difficilissimo così se non posso salvare. Oh, eccolo! Dove l'avevano messo, sti stronzi? No, io salvo.
lasciato delle foto in bacheca col pennarello. Precisiamo. Non sento più rumore, strano. Ah, qua addirittura... Ah, fanno vedere... indumenti scolastici della scuola. Ma si può accendere? Ah no, pensavo che fosse possibile. Vediamo un po' dalla mappa dove potremmo andare. Ci sono diverse classi. Però vorrei tornare indietro a vedere... Questa qui, nell'aula di economia deve essere, che fine ha fatto? Se è ancora viva, è morta? Mamma che ansia, raga, mi giuro. Serve la chiave? Questo mica ca... No, vabbè, bellissimo. Sì, non ti preoccupare, Neko, è tutto sotto controllo. Con eventuali bidellini. Altro bel disegno. Fuori piove sempre di più. Sento rumore, raga. No? Mica apre la porta? Ma sta qua vicino. Ma deve andare da queste parti, oppure no? Ho visto la porta aprirsi. Mi sa che... Ah, però non mi ha visto... Aspetta... No, 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 ok. Viene giricando su... Ok. Mamma mia! E doveva succedere prima o poi? Mi sta inseguendo ancora! Mi sta inseguendo ancora sto pezzo di merda! Che succede qui? Che è sta roba? Eh no, credo che doveva andare qua. Magia a caso? Oh, buono! Non mi fa aprire qua. No. Ah, ce ne vuole un altro? Ok. Aspetta. Questa volta non mi faccio fregare. Passiamo di qua, perché c'è il bidello lì che rompe un po' troppo le scatole. Vedo un altro orologio. Siamo al piano di sopra. No, ha smesso di inseguirmi, meno male. Ma ci sta qualche enigma legato alle lancette dei vari orologi? Perché è apparsa sta musica? Ha qualche significato? Artbook. Oddio. La prendiamo per buona? Che succede? Questa è la sua aula comune. Ma non possiamo entrare. Ma magari c'è sta musica, sta canzoncina. Fermate tutto, per favore. Mi sta venendo un'ansia. Ma sento un... Posso un attimo deliziarmi di questo bel disegno? Ah, questa è quella stronza con l'amichetta lì e la ragazza con cui vuole fare colpo. Ma io sento dei passi poi, eh? Ma qua ci vogliono solo chiavi. Che cos'è questo? No, non è niente, non è niente, raga.
Mamma mia, che ansia. Ma... ah, infatti, qua non possiamo passare. Ma chi glielo ha fatto fare a questo di andare qui per mettere il regalo a lei? Porca miseria a te, porca miseria a te. Vi immaginate se aprendo una di queste porte mi appare il bidello davanti? Qua addirittura la porta sfondata. Ok. Ma veramente ci sei il vitello qua dietro? Ah. Ah, volevano prendermi di culo? Perché non c'è nessuno. Che ansia, pensavo che sarebbe bello a fare la pupù qua dentro. Tissue vending machine. Vabbè, almeno non sono i classici distributori di preservativi negli autogrill nei bagni. Vediamo se stanno dei pennarelli qua dentro. No. Raga, a me sembra che... aspetta. Guardi, signor Son, ho chiuso temporaneamente a chiave l'ingresso del lato del secondo piano, perché alcuni ragazzi continuano a intoforarsi nel passaggio dell'auditorium che è stato chiuso. Se le serve la chiave, può trovarla nella cassetta delle chiavi dell'ufficio principale. Ho lasciato la password nella cassetta degli attrezzi che usiamo sempre. Ma mica è quella lì dove abbiamo trovato le scale? Spero di no. Un'altra monetina della scuola. Intanto sento anche dei rumori molesti da quelle parti. Andiamo da queste parti. Ok, ragazzi, può fare nient'altro. Io direi di tornare indietro a sto punto. Però io devo cercare di non farmi beccare dal bidello. Ma dov'è? Visto! Come mi ha visto? Tu scazzo! Ah, mi avrà sentito attraverso la porta! Ma rimane qui. Rimane qui. Eccolo, eccolo. Mamma, che paura! Ma era il fulmine? E mi sa che era un fulmine. Mamma mia, pensavo che era lui che aveva sfondato la porta. Porca puttana. Oh, eccolo qui! Oddio, ma sta salendo... Oddio, era entrato e sta salendo. Madonna. Ma come ha fatto a sentirci? Ma come ha fatto a sentirci? Dai. Ma che c'ha? Le orecchie di un cane da tartufo? Dove? Ah, mi stai inseguendo ancora? Mi stai inseguendo ancora, sto figlio di puttana? Mi stai inseguendo ancora? Aspetta! Con le cacciavite di varie dimensioni. Ok, e poi? Oh mamma! Oh mamma! Mica mi vedrà qui, no? Mica mi vede qui? Mannaggia, perché non ti puoi mettere più di lato? Mettiti così, attaccato al muro, no! Eccolo. Vedo la torcia elettrica accesa. Potrebbe essere il nostro ultimo istante di vita.
Salve! Salve! Come va la giornata? Col fischietto in bocca! Io lo sapevo che sarebbe andata male! E ho sbagliato pure la porta! Avete visto che l'amore fa male? Oh, mi sta ancora inseguendo! Sto pezzo di merda! Chiudi, chiudi, chiudi! Abbiamo risolto. Vediamo un po' che dobbiamo fare allora. Ma è un po' incasinato quello che bisogna fare. Allora. Delle chiavi. Nella cassetta delle chiavi dell'ufficio principale. Ho lasciato la password. Aspetta. Delle chiavi dell'ufficio principale. Quindi questo. Però ha detto la password l'ho lasciata nella cassetta degli attrezzi. Si può fare. Oddio, ecco qua i numeri 6243. 6, 2, 4, 3. Ma che sta arrivando il bidello? Ottimo, chiave che apre la porta di ferro e conduce al passaggio di torno dell'edificio principale 1. Chiave piccola rossa. Sembra che si possa combinare con altre chiavi. Ok, al momento ci basta così. Penso che ora possiamo aprire la porta sopra, raga. No, parliamo pur sempre di un horror orientale. I protagonisti qua non sono mai abbastanza intelligenti. E poi è bello, quando aveva suonato l'orologio, non vorrei che io abbia dovuto mettere le lancette di sotto anche qua. Se diverse, però di certo non vado a ripescare il bidello. Sì, infatti il metodo è un po' strano, eh. Ok, l'ho aperta. Oh, tutto chiuso qui. Tutto fottutamente chiuso. E mo? Sentivo che mancava qualcosa. No, 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 può rimanere tranquillamente impiccata. Nessuno sentirà la sua mancanza. Perché è scomparsa la tizia? Durante la partita puoi creare delle raccolte accumulando ogni tipo di storia di fantasmi imbattendoti in alcuni di essi. Fantastico! Incomincio a sentire la mancanza del bidello. Completando il gioco puoi accumulare diversi finali. E quale beccherò? Quello dove moriranno tutti? Controlli gli oggetti che raccolte l'avanzamento dei tuoi progressi in schermata principale elenco raccolte. Va benissimo allora. Mamma mia. Che c'è qui? C'è un crisantemo lasciato per qualcuno. Ah, forse qualcuno è morta qui anni fa. E questo è il suo spirito. Tanto, altra monetina nelle mutande. Vabbè, io avanzo, raga. Che strumo. Sembra proprio un aereo. La porta dell'auditorium è chiusa a chiave. Perché si è spenta la luce? Raga, non facciamo scherzi, per favore.
Io. Vabbè, jump scare, sono sicuro. 100%. Io mi preparo. Cos'è questa porta? Lo sento. Ma. Oh, ma avete preso per il culo? Ma mi hanno preso per il culo, raga. No, raga, non possiamo entrare. Aspetta. Eh sì, ma. E il senso? E il senso di essere arrivato qui? No! Perché vedo delle... No! Perché vedo delle impronte di mani e quella di prima? Che bello! Che bello! Bellissimo! Questa mamma la becco qua. Eccala! Chi incontriamo ora? Il bidello o quella pazza? Ah no, bensì quest'altra con il berculetto a pop. Sì, serve però l'altra chiave piccola. E il problema è dove trovarla. Scusa, Doka. Aspetta, ma si è nascosto qualcosa? Che ci sia qualcosa? No, allora penso che aveva messo qualcosa qui invece. Non aspetta. Ah no, pensavo che era una scritta. No, no. E sta cercando qualcosa nelle piante, me lo sento. Che cos'è sto rumore? Ma che sono delle vacche con le campanelle appese al collo? Ah. Oh! La ragazza a cui dobbiamo dare il nostro dono. Volevo darti dei dolciumi e restituirti il diario. Cerchiamo di non essere completamente diretti nella sua patata. Facciamo il diario, dai. Diga 가지고 있었구나. No, perché non vorrei beccare il palo in faccia. 그것 때문에 학교에 왔다고? Giusto, qui per vedere Gio. 지연이도 있다고? What the fuck? Animazioni dato il budget. Manca il tempo di dialogare con lei. Alcuni enigmi speciali devono essere risolti entro un certo limite di tempo. In questi casi lui mostrerà il tempo rimanente sulla sesta dello schermo. Cazzo, me lo dici mo? Io non ho neanche salvato. Ho 10 minuti di tempo. Ah sì, perché lei potrebbe morire, mi sa. Ok. Entriamo subito. E cazzo, ma io non voglio andare qui. Mannaggia, raga. No, io mi rompere le palle che lei possa morire. Non ho manco il tempo di leggere dopo. Aspetta, che c'è qua? Me ne foto del pranzo istantaneo. Io ricordo che c'era una cosa che si doveva creare che ammazzava le piante. No, nasconde le medaglie che avviene nel ripostiglio e le usa come codice per ripostiglio. Allora, la palestra è qui. Intanto entriamoci. Infatti. Ok. Cioè, mo lo prende il pennarello. Ah, ecco. Ah, ecco qua, qua c'è il codice.
Non è che abbiamo 10 minuti. Aspetta, che è sta roba? Sinistra e poi destra, destra e poi sinistra. Si parte da sinistra. No, vabbè. Con le date. Oddio santo. Come ha detto, allora. Allora, 94. Allora, 2594. 2594. 9. Madonna santa. Cosa non si fa per la figa? Nei baccelli che ho visto prima. Ah, tu dici che debba eliminarli tutti. Potrebbe essere, eh? Fai vedere. Eh sì, grazie per il... grazie per il suggerimento, raga. Era per le piante. Aspetta, ho appena sentito un rumore terrificante. Forse l'abbiamo indebolito, vediamo. È più veloce, che mancano 4 minuti. Eccolo. Madonna mia, ma mica non crepiamo. Ma è una figura sto... Mi sembra degli alberi di dal Signore degli Anelli. Ah, sei ancora vivo? No. Ma mica puoi... What? Club della fotografia. Club del trekking. Ma che cacchio è il trekking? Aspetta un attimo, si può aprire? Aspetta, mica questo è lo spray? Uno spray con insetti, un segnale beve sia avverti di usarlo vicino al fuoco. Ma mi serve anche il fuoco, raga? Ah, giusto, mi tengo l'accendino. Dovremmo avere tutto. Vabbè, io poi che sto facendo anche il giro lungo per scendere, fantastico. Ehi, e va vai. Quindi, cioè, gli oggetti vengono messi in maniera randomica. Però ammetto che è una cosa abbastanza positiva. Sì, salviamo la nostra girlfriend per tenere una bella patata. Allora. Raga, ma siamo sicuri che funzionerà così, mo sta roba? Proviamo, vediamo che succede. Forse la usa dopo, quando veniamo presi. Basta che abbiamo la bomboletta. E bello che lui rimane pure, non è che se prova ad andarsene. Wow, addirittura. E che è? Un lanciafiamme in mano. Farò quasi 30 minuti per una piantina del cavolo. Che è successo? Era... Aspettate, ma era un incubo? Ma mi state prendendo per il culo? Perché c'è scritto qui? I ragni? No!
Non fate i ranghi giganti qua dentro, vi prego, mi fanno schifo. Parlo troppo di che sono arachnidi. Ma come, non erano insetti? 8 zampe, bleh. Da 6 a 8 occhi. Parte del corpo, testa, la addome. Sono tipo nomadi e sedentari, non sanno masticare. Sciolgono la preda con i loro succhi gastrici, che schifo. Le loro ossa sottili, i loro corpi mollicci li rendono campioni difficili da conservare. E loro come hanno fatto con quello nel laboratorio di biologia? No. No, non mi dite che avrò a che fare con quello del laboratorio che diventerà gigante. Compito la prossima settimana misurare il peso del ragno usando il campione. Che il campione. Il campione diventerà un ragno gigante. Ok, che bello. Ma dove cazzo siamo? Che ci troviamo qua, perdonate? Non capisco il senso. No, ragazzi, ma è successo per davvero? Stanno le piante morte. Intanto salvo. Sì, ma non ha senso che l'aula sia ritornata totalmente integra. Che fare qualcosa. Qualcosa mi dice che avremo qualche enigma da fare sugli orologi prima o poi. Intanto andiamo dalla nostra patatona. Aspetta, che ci sta intanto. Ah, una moneta. Ma dove cacchio sta? Come non c'è niente? Ma io ho rischiato la vita e non mi danno una patata. E anche oggi si fa pappa per domani, ma... Un gettone di legno... Ah! Possiamo andare avanti. Mi aspettavo almeno una fappata. Niente. No, ho avuto a che fare solo con una pianta assassina. Un grosso mostro a forma di albero è rapito. Io so, yeah. Vabbè, questo poi mi prenderebbe per pazza. Però diciamo che è lo stesso. No, oddio, appuni? Lo sapevo! Lo sapevo che ci prendeva per pazzi. Deci 무슨 소리를 하는 건지. 이 학교엔 소영이 노래 부르는 남자를 Magari왜 perché la빼앗긴? pugnocca della scuola? E tu provi invidia per la sua걔는 뭐 그렇게 bellezza?이쁘다고? E infatti nemmeno per così carina, sono più bella io. Che succede?야, 너 솔직히 얘기해 봐. 너도 소영이한테 관심 있어서 이 E시간에 te학교에 che온 거야? cazzo te ne설마 fotte?내일이 화이트데이라서? Non sono affari tuoi.잘났어 정말. 야, 정신 차려. 소영이 걔가 그 이쁘장한 얼굴로 보는 남자가 한둘인 줄 알아? 네가 몰라서 그렇지. 걔 완전 여우야, Strega여우. manipolatrice, il bue che dà del cornuto all'asino.지금 걔 편드는 거야? 그뿐인 줄 알아? 소영이 걔에 대한 이상한 소문이 얼마나 Del tipo많은데. che se la fa con소문에 tutti?따르면 소영이가 지금 무슨 소리 들리지 않았어? Aspetta un attimo, stiamo dialogando. Seguiamo l'Eva. Cosa questa mi crepa? No, vabbè, come corre? Non l'ho voluta lasciare da sola. E non ho voluto seguire la tattica del dividiamoci너도 tutti in들었지? mezzo ai mostri.아까 여자 울음소리. Sì, lo sai. Allora mi credi che esista anche la pianta assassina?와쏘사, 그 소문이 사실이었나 봐. 우와, 마치 귀신이 우는 소리 같았다고. 어쩌면 소영이의 죽은 언니였을지도. La sorella morta, dice. Che cazzo sta di?
내가 말했잖아. 걔에 대한 이상한 소문이 많다고. 마, non so se crederci. 소영이 2년 전에 자살한 자기 언니 때문에 pure. 일부러 이 학교로 온 거래. 언니가 여기서 목을 매 자살했는데 quella che abbiamo visto? 그 이유는 아직 아무도 몰라. 그래서 밤에 학교에 몰래 들어가서 죽은 언니를 불러낸다는 소문이 있었어. 왜 있잖아, 분신 사바 같은 그런 거. 바보 같은 기집애. 왜 죽은 사람을 잊지 못하고? 파테지아마 sempre per la nostra amata. 정말 그렇게 생각해? 아무튼 걔가 학교에서 뭔가 하고 있는 건 분명해. 우리 나필 그 일에 휘말리게 된 거라고. 뭐야 너? 왜 자꾸 걔를 두둔하는 거야? perché mi piace. 너도 뭔가 수상해. 너 걔랑 뭔가 관계가 있지? 아 됐어, 변명할 필요 없어. 어차피 나도 널 믿을 생각은 없으니까. 너처럼 평범하게 이용당할 생각은 전혀 없다고. 에 per l'ennesima volta ci siamo divisi. E vabbè, ma che bisognerebbe fare, perdonate. No, 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 e no, e no, e no, e no. Ma è ritornato alla carica sto pezzo di merda. È ritornato alla carica. Non mi dà un attimo di tregua. Porca cotoletta. Chissà che serve sta lettera d'amore. Intanto me la conservo. Cazzo, che mi ha preso per una loli? Porca miseria sti loligon. Ora non mi conviene neanche salvare, che sennò consumo un pennarello inutilmente. Sblocchiamo nuova zona. Perché insegue solo noi? Perché siamo gli unici maschi in questa scuola. E siamo quindi un fastidio per il suo harem di studentesse minorenni. Ok. Grazie per il suggerimento. Che ci stanno le classi del primo anno. Devo trovare un modo per raggiungere il nuovo edificio. Vabbè, allora qua si torna indietro. Qua ci vuole una combinazione che non conosciamo. Qua invece si può entrare. È tutto chiuso. Che sto rumore, eh? Oh, non facciamo scherzi, qualcuno si mette a bussa qua, eh? Già mi sta venendo un infarto. Ma che è su coso? Ma c'è anche l'ombelico! Cioè, l'ombelico! Volevo dire il cordone ombelicale! Vabbè, abbiamo capito subito. È un altro cicciobello, formato per le pancine. Che vogliono il bambolotto con tutto il cordone. Stanno anche chiamando, forse è qualche operatore che mi vuole proporre qualcosa. Un attimo, sto per rispondere. Chi è? Ma era uno scherzo telefonico? Vabbè. La solita mocciosetta del cacchio. Va bellissimi, raga. I vari... Sì, sì. I presidi della scuola qui. Bianco e nero, ecco, ovviamente. Mamma mia. Uno più faccia da culo dell'altro. Non posso... Ah, c'è un enigma pure su sti... No, vabbè. C'è un enigma da risolvere, porca cotoletta. Intanto, teoria dei cinque elementi. Insegnante vicepresidente Sangmon Lee. La teoria dei cinque elementi si basa su un ciclo di armonia e avversione. La prima è un tipo di energia che coadiuva il flusso di un'altra energia.
e rappresenta un movimento in avanti del ciclo. Viceversa, la seconda si verifica quando un'energia si muove in senso contrario rispetto a un'altra, impedendone il flusso, e rappresenta un movimento all'indietro nel ciclo. Il flusso dell'avversario è seguente metallo-legno. Il metallo può tagliare il legno. Legno-terra. Il legno assorbe sostanze nutritive dalla terra. Terra-acqua. La terra può bloccare il flusso dell'acqua. Acqua-fuoco. L'acqua spegne il fuoco. Fuoco-metallo. Il fuoco scioglie il metallo, quindi il ciclo si ripete. Il flusso della linea è seguente. Fuoco a terra. Una volta spento, il fuoco torna alla terra. Non so se questa roba possa servire per piante. L'acqua fa crescere il legno. Legno e fuoco. Il legno brucia per produrre fuoco. Il ciclo ricomincia da capo. Ciò che implica il principio per cui tutto ciò che è sbagliato viene corretto. Si può dire che questo rispecchia appieno la profondità della filosofia orientale. Azu, grazie mille per la nuova clip del momento. A volte rimpiango gli operatori che danno le solite promozioni rompipalle. Per il resto qua non vedo chissà cosa di utile. Una piccola spilla. Posso servire a qualcosa? Documenti. Avviso per gli insegnanti. Tutti gli insegnanti che svolgono turni serali. Il codice d'accesso all'ufficio del preside è stato modificato, essendo recentemente rapolato quello che precedente in uso. Il nuovo codice è scritto con uno speciale gessetto invisibile alla luce al neon sulla lavagna dell'ufficio dipartimento studenti. Il preside non approva che altre persone entrino nel suo ufficio mentre assente. Ok. Invisibile alla luce al neon. Quindi bisogna forse utilizzare l'accendino. Ufficio Dipartimento Studenti. Infatti, quello è l'ufficio del preside. Fammi un attimo per sfizio. Sì. Ufficio Infermeria, stanza del turno di... Stanza del turno di notte? E in cosa consiste, perdonate? Magari il bidello che sta qui? Raga, potrebbe essere anche il bidello. Chiave stanza oggetti smarriti. Codice Morse, un codice. Ah, per questo. Ah, ho capito qual è. No, non mi dite che proprio male devo sentire un codice Morse e devo capire i numeri? Per favore, no. Prego, no. Vi prego, no. C'ho proprio voglia, raga. Mamma, che paura! Sto pezzo. Che è sta roba qua intanto? Che debba fare qualcosa. Oh, buonissimo. La chiave ci serviva proprio. Ma che è sto rumore? Un'altra gru di carta. Il caffè è la bevanda alla caffeina più diffusa. Il consumo moderato di caffeina può stimolare il sistema nervoso centrale, migliorando la... Ok. Per godere dei suoi effetti... Cioè, leggo cose a casi inutili. Mazza, addirittura ci può essere la dipendenza dalla caffeina. E conseguenti sintomi da crisi d'astinenza. Tali sintomi includono stanchezza, nausea, vomiti, ipotensione e mal di testa. Mamma santa. Come l'alcol e la nicotina, la caffeina è una droga che può creare dipendenza, ma a differenza non ha restrizioni legali di età. Grazie al cacchio. Pertanto è importante comprendere meglio le proprietà della caffeina e moderarne il consumo. Io al massimo l'unica... diciamo che caffè non è che ci va... lo amo particolarmente, ma di solito il caffè, se proprio devo prenderlo, lo prendo più nel cappuccino. Che sto rumore. Una fottutissima ansia.
Qua altri bagni. Aspettavo un jump scare, dice niente proprio. Oh, grazie. Potrebbe ritornarmi utile. Dai, ci sarà qualcos'altro di utile qua dentro al bagno. Vabbè, non ho capito. Anche i fantasmi vanno di corpo nei bagni. Oh, ma quando sono bello. Che animazioni fantastiche. Ah, da notare, ora che ci faccio caso, in alcuni non c'è neanche la carta igienica. Quindi mi immagino gli studenti quando vanno a fare la popò, come cacchio si vanno a pulire il culetto. Aspetta. C'è questo... Vi giuro, questo non l'avevo notato. Pezzo di carta rovinato. Un fantasma nell'aula di musica. Molti tipi di fantasmi sono apparsi nell'aula di musica. Il più comunemente avvistato è il fantasma del pianoforte. Pare che questo fantasma appaia quando è buio e piove e suona il pianoforte. Quando è buio! Ora, piove, sta piovendo, e sicuramente suonerà anche il pianoforte. Alcuni sostengono di aver visto lo stereo nella stanza delle materie musica accendersi da solo. Prima era nell'aula di musica, ma è stato spostato quando sono iniziato a succedere cose strane. Molto che insegnante di musica morto suicida un anno fa. Bla 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 bla. Tutto ciò mi rincuora. Annuncio del club de... C'è pure il club dell'occulto! Con l'inizio del nuovo trimestre abbiamo preparato un evento per tutti. Daremo un piccolo premio a chiunque riesca a risolvere questo quiz e a portare il tesoro nascosto al nostro club. Il tesoro è addormentato sotto un luogo coperto dalla polvere di conoscenze cancellate e può essere svegliato soltanto dalla mano che ogni giorno porge salute. Se il tesoro è nascosto all'inizio... Ok. Guarda, ci manca che siano stati loro a evocare i fantasmini, eh. Ok. Ok ragazzi, io direi di concludere qua questa live, che sono comunque le 11:20. Abbiamo fatto veramente parecchio tempo, lasciando stare i 30 minuti di preparazione. Comunque abbiamo fatto quasi 2 ore di live oggi. Continuiamo domani vediamo un po' di continuare con questo, che mi sta piacendo, anche se penso che riprenderò poi nel breve termine anche Observer, quel gioco cyberpunk horror, che è più lentino, però l'ambientazione mi piace molto. Spero che comunque la live di oggi vi sia piaciuta, spero che sia stata di vostro gradimento. Wow, raga, possiamo finire in bellezza sta live. Possiamo nasconderci nel cesso. In un luogo profumato. Odore di rosa. E mi ricordo ora una scena in cui... Mi ricordo uno delle scuole superiori, no? Che nel cesso si mangiava... Cioè, leccava un lecca-lecca, no? Un chupa chups. Con un fetore di urina... Incredibile, no? E bello che poi questo se lo leccava con gusto, sto lecca-lecca. Cioè, con quell'odore di sottoodore, altro che sottofondo, se lo gustava, perché magari quell'odore ti stimola la fantasia delle papille gustative. Ti amplifica il sapore dello zucchero. Fantastico. Vabbè, possiamo anche uscire ora? Ah, bello, mettiamo anche i piedini qua dentro. Ah, la goduria finale, la goduria finale.